Ciao a tutti a Vittorio, non è facile fare questo video, per cui ci provo, vediamo come va. Perché è importante, secondo me, farvi capire il mio punto di vista senza risultare uno che rosica, uno che attacca, eccetera. Non è la mia intenzione, molti romanisti in questi ultimi giorni mi hanno scritto, alcuni per insultarmi senza motivo, altri invece hanno capito il mio punto di vista. Sostanzialmente quello che voglio dire in questo video è che Lotito e Tare, secondo me, negli ultimi anni si sono un po' adagiati. Si sono un po' adagiati perché dall'altra parte la Roma ha avuto un crollo piuttosto evidente. La Roma 3-4 anni fa lottava per lo scudetto e andava praticamente automaticamente in Champions League e quindi la Lazio cercava di raggiungere la Roma, ottenere lo stesso traguardo. Questa, secondo me, è la rivalità sana fra Lazio e Roma, ovvero cercare sì di arrivare prima degli altri, ma per ottenere un progetto, un traguardo ambizioso, come stanno facendo sostanzialmente Inter e Milan. L'Inter ha vinto lo scudetto, quest'anno il Milan ha fatto un campionato incredibile vincendo lo scudetto. Sono convinto che quest'estate l'Inter cercherà di fare meglio per arrivare sopra al Milan e tornare a vincere lo scudetto. Ecco, a mio avviso, gli ultimi 3 anni negativi della Roma hanno fatto rilassare troppo la Lazio e non è un caso che gli ultimi 3-4 calciomercati della Lazio siano stati tutto sommato deludenti. Nonostante questo, la Lazio è arrivata per 3 anni di fila sopra la Roma e questo ha fatto sorridere, fatto piacere a Lotito. Il problema qual è? Il problema è che la Lazio è arrivata sì 3 volte sopra la Roma, ma in questi 3 anni solo una volta ha centrato la Champions League, che secondo me deve essere l'obiettivo sia di Lazio che di Roma. Il fatto che la Roma negli ultimi 3 anni non ha raggiunto il traguardo Champions League ha consentito alla Lazio di arrivare sopra la Roma senza arrivare fra i primi 4 posti. E questo, secondo me, non è un merito, non è una cosa positiva. Sì, arrivare sopra la Roma fa piacere ai tifosi della Lazio, ma arrivare sopra la Roma e non arrivare in Champions, secondo me, non è l'obiettivo, non deve far contenti i tifosi della Lazio. La Lazio deve puntare al quarto posto, così come deve fare la Roma. Leggevo un'intervista di Lotito dopo il successo della Roma in Conference League che ha ribadito che negli ultimi anni la Lazio è la squadra che ha vinto di più in Italia dopo la Juve. Che è vero, ma non è sufficiente, perché sì, la Lazio ha vinto di più delle altre squadre italiane, ma sostanzialmente ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, mentre la Lazio si merita di più. La Lazio si merita di lottare costantemente per la Champions League e non solo, magari arrivare il più avanti possibile nelle competizioni europee, che io credo e sono abbastanza convinto che negli ultimi anni, da Inzaghi in poi, la Lazio ha sottovalutato la competizione europea, che invece è un traguardo ambizioso, importante. Ecco, io spero che con la vittoria della Roma della Conference League, la Lazio quest'anno affronti le competizioni europee con un piglio diverso, con la voglia di veramente arrivare fino in fondo. Poi, non ci dimentichiamo, l'Europa League è sicuramente più difficile della Conference, però bisogna vincere le competizioni, non è facile, anche da favorito, arrivare a vincere la competizione. Per cui io spero che questo traguardo ottenuto dalla Roma sia uno stimolo per la Lazio e non sia una presa in giro, la Conference League non vale niente, non avete vinto niente. No, questo è l'approccio sbagliato. Dire che la Lazio ha vinto di più negli ultimi anni è, secondo me, l'approccio sbagliato, è la mentalità sbagliata. La Roma ha vinto la Conference League, bravi loro, noi adesso dobbiamo fare di meglio. E di meglio significa arrivare fra i primi quattro in campionato, di meglio significa andare più avanti possibile in Europa League. Perché è questo che deve essere la rivalità fra Lazio e Roma, stimolarsi per fare meglio. Apro una parentesi, gli sfottò di Zaniolo della celebrazione della vittoria della Roma sono esattamente l'opposto, sono l'errore più grave. Su Zaniolo sapete già la mia opinione. Non mi prolungo, però dico che quello è la cosa sbagliata. La Roma doveva festeggiare la Conference League e dire da ora in poi puntiamo a fare ancora meglio. E la Lazio dall'altra parte doveva dire la Roma ha vinto la Conference League, bravi, adesso il nostro obiettivo è fare meglio della Roma, magari andare a vincere l'Europa League o arrivare fra i primi quattro in Champions League. Perché ripeto, arrivare quinti quest'anno va bene, era l'anno zero di Sarri, ci sta, ma non deve essere il nostro obiettivo e soprattutto arrivare quinti ma essere contenti perché la Roma è arrivata sesta non è il mio obiettivo e non deve essere l'obiettivo di una società gloriosa come la Lazio. Perché se la Roma fa male non è che se noi facciamo male, ma leggermente meglio della Roma va bene. Perché
Sì, ma comune mezzo gaudio, ma in questo caso non va bene. La Lazio deve puntare ai primi quattro posti. Se la Roma fa meglio, arriva terza e noi arriviamo quarti, vabbè, però almeno abbiamo centrato tutte e due un traguardo importante. Se invece la Lazio arriva quinta e la Roma arriva sesta, non è questa grande gioia. O se la Roma arriva ottava e la Lazio arriva sesta, non è questa grande soddisfazione. Pensiamo a noi, pensiamo a innalzare ogni anno il livello di questa squadra. Perché secondo me i disastri della Roma hanno fatto sì che Lotito e Tare si addormentassero e non cercassero di migliorare questa rosa. Adesso io spero che questo traguardo della Roma invece stimoli la Lazio. Io voglio una Lazio che lotti per la Champions League e non pensi solamente ad arrivare sopra a una Rometta. Io voglio una Roma competitiva e una Lazio competitiva. Tutte e due le squadre devono lottare per la Champions League, non per il quinto posto. Questo ovviamente è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivi nei commenti qua sotto. Attendo anche il commento dei tifosi romanisti perché credo che la disamina sia uguale per tutte e due le squadre. Quindi scrivetelo nei commenti qua sotto e vi prego, se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace. A voi non costa niente, a me aiuta tantissimo a crescere il canale. E noi ci vediamo domani con un nuovo video.